Questa volta vorrei approfittare di un esempio che apparentemente è complicato, poi vedremo, non è poi così terribile, per favorire il ripasso e il consolidamento sulla soluzione delle disequazioni fratte. Notare che qui non ci sono addizioni fra frazioni, quindi per il momento si tratta esclusivamente di riportare un polinomio di grado troppo elevato a un grado gestibile tramite le nostre conoscenze di funzioni di primo e di secondo grado. Cominciamo dal numeratore. Il numeratore è un polinomio completo e ordinato di, non è completo, manca il grado 0, di sesto grado. Guardandolo c'è una simmetria evidente, insomma, che richiama già il raccoglimento parziale. In realtà, guardando bene, si potrebbe anche raccogliere una X, ma insomma, ormai ho fatto raccoglimento parziale, diffuso, insomma. Sono stata stupida. Sarebbe stato più furbo fare subito il raccoglimento totale della X. Vabbè, raccogliendo parzialmente dai primi due monomi un meno X alla quinta, dai secondi due monomi un meno 8 alla terza, X alla terza, dai terzi due monomi, un 9x, si ottiene un interessante polinomio in cui ciascuno degli addendi contiene un termine x più 1, raccoglibile globalmente. Infatti, nel terzo passaggio lo raccogliamo e il polinomio iniziale diventa x più 1 che moltiplica un polinomio di quinto grado, ma un trinomio di quinto grado, meno x alla quinta più 8x alla terza più 9x. Ecco, qui diventa evidente che c'è una x da raccogliere, forse quasi quasi anche un meno, in modo tale che il grado massimo sia di segno positivo. Il polinomio che rimane nell'ultima parentesi del quarto passaggio è un polinomio in cui un termine è di quarto grado, un termine di secondo grado, un termine di grado 0, è un polinomio biquadratico cosiddetto, in cui cioè il grado intermedio è la metà del grado massimo, ma in particolare è grado 2. In questo caso si chiama appunto biquadratico. Dobbiamo scomporre questo polinomio biquadratico, prossima mossa. Ci riscriviamo il numeratore tanto per averlo sott'occhio. È fatto da un termine x più 1, da un altro termine meno x e da un terzo termine il polinomio biquadratico. I polinomi biquadratici possono essere scomposti col trucco di sostituire alla variabile di grado intermedio ulteriore variabile t, per esempio, in modo tale che il grado massimo possa essere espresso come fosse un t quadrato. Qui abbiamo scritto se x alla seconda è uguale a t, allora x alla quarta è uguale a t alla seconda, per cui quel polinomio lì possiamo riscriverlo come t alla seconda meno 8t meno 9. Sappiamo poi che un trinomio di secondo grado si può scomporre nella forma di A come coefficiente di secondo grado che moltiplica la variabile meno una delle soluzioni che moltiplica la variabile meno l'altra delle soluzioni. Quindi dobbiamo trovare le soluzioni, gli zeri, diciamo, di questo polinomio di secondo grado. Per cui poniamo t alla seconda meno 8t meno 9 uguale a 0 e la risolviamo al solito modo delle equazioni di secondo grado. E applicando la formula vengono fuori quei numeri che vi invito a controllare, insomma, se volete capirli basta fermarsi un attimo e ripetere la formula risolutiva nella testa. Le due soluzioni T1 e T2 vengono meno 1 e 9. Quindi, come dicevamo, il polinomio T alla seconda meno 8T meno 9 si può riscrivere come A, la coefficiente di T alla seconda che è 1, non lo scrivo neanche, che moltiplica t meno una delle soluzioni, cioè t meno 9, che moltiplica ancora t meno l'altra delle soluzioni che è meno 1, quindi t più 1. E la stessa cosa si può riscrivere ritraducendo la t in x alla seconda. Quindi t meno 9 diventa x alla seconda meno 9 e t più 1 diventa x alla seconda più 1. Torniamo a guardarci la nostra disequazione con il numeratore scomposto. Ecco, è diventato un prodotto di fattori. Tutti di primo e di secondo grado, quindi gestibili con le nostre conoscenze dirette e parabole. Allora possiamo passare a concentrarci sul denominatore. Il denominatore, guardiamolo,
È fatto da x alla sesta meno 7, x alla terza meno 8, trinomio, interessante trinomio. In più il grado di mezzo, diciamo x alla terza, è proprio la metà del grado massimo, cioè x alla sesta. Quindi anche questa è, diciamo, parente della precedente, parente della bip quadratica, ma non avendo il grado intermedio, grado 2, questa si chiama trinomia. Risolviamola come una trinomia. Il trucco è lo stesso di prima. Poniamo t uguale a x di grado intermedio, cioè x alla terza, per cui t alla seconda è uguale a x alla sesta. Questo ci permette di riscrivere il trinomio in forma t alla seconda meno 7t meno 8 e di cercarne gli zeri con il solito sistema dell'equazione di secondo grado, per cui rivedetevi anche qua i calcoli, i risultati t1 e t2 vengono meno 1 e 8 questa volta. Quindi, siccome il coefficiente di grado massimo, cioè il coefficiente di t alla seconda è 1, posso scomporre quel trinomio in 1, che non scrivo neanche, che moltiplica t meno una delle soluzioni, cioè 8, t meno 8, per t meno l'altra delle soluzioni che è meno 1, quindi t più 1. E quel prodotto lì lo posso riscrivere tornando a tradurre la t in x alla terza. Quindi quel trinomio lì lo posso scrivere come x alla terza meno 8 che moltiplica x alla terza più 1. Ma questa volta abbiamo trovato una scomposizione non di grado 1, non di grado 2, si tratta di polinomietti, binomi, di grado 3, accidentaccio. Però la fortuna vuole che siano di grado 3, ma che i termini noti siano riconducibili a cubi, quindi potrei scomporli ulteriormente utilizzando la differenza è la somma di cubi. La differenza è la somma di cubi, vedete in alto x alla terza meno 8 è una differenza di cubi, x alla terza più 1 è una somma di cubi, si scompone alla stessa maniera, cioè si prendono le due basi dei cubi. Nel caso di x alla terza meno 8 viene fuori x meno 2, sono le basi di x alla terza e di meno 8. E poi, nel caso invece di x alla terza più 1, si prendono le basi di x alla terza e di 1, cioè x più 1. E dopo si procede alla stessa maniera, cioè dato quel binomio lì x meno 2 oppure dato quel binomio lì x più 1, calcolo i falsi quadrati di tali binomi. Nel caso di x meno 2 viene fuori il quadrato del primo, x alla seconda, il quadrato del secondo più 4, i quadrati sono sempre positivi, e come terzo termine il prodotto delle due basi cambiato di segno, quindi x per meno 2 che farebbe meno 2x, cambiato di segno diventa 2x. Alla stessa maniera, x più 1, facciamo il falso quadrato, x alla seconda al posto di x, 1 resta 1 perché 1 è il quadrato di se stesso, poi facciamo il prodotto, x per 1 farebbe x, cambiato di segno fa meno x. Ecco fatto, adesso abbiamo scomposto veramente bene il trinomio di sesto grado che stava al denominatore. Dico veramente bene perché anche in questo caso sono tutti polinomi di primo e di secondo grado che sappiamo rappresentare tramite curve semplici, la retta e la parabola che conosciamo bene. Ecco, diamo un'occhiata alla nostra disequazione quando abbiamo scomposto tutti i termini, numeratore e denominatore, in maniera tale che siano al massimo di secondo grado. Sempre una brutta bestia, ma molto meno brutta, direi, no? Adesso andiamo a vedere che si può fare con questa frazione. Beh, prima di tutto salta all'occhio che l'x più 1 al numeratore e l'x più 2 al denominatore possono andarsene via. Quindi dobbiamo escludere, da qualche parte dobbiamo scrivere che escludiamo x uguale a meno 1, perché se per caso il valore della x diventasse proprio uguale a meno 1, il denominatore si annullerebbe, sarebbe un guaio. Quindi poniamo le condizioni di esistenza. X è diverso da meno 1, ce ne dobbiamo ricordare alla fine dello studio. Dopodiché cominciamo a dare un nome a ciascuno dei fattori. Ci sono dei fattori al numeratore che possono azzerarsi, ci sono dei fattori al denominatore che non possono assolutamente azzerarsi per lo stesso motivo che abbiamo detto prima per x dell'x uguale a meno 1. Il denominatore non può essere uguale a 0, altrimenti non siamo capaci di capire quale sarebbe il risultato di quella frazione. Il risultato di una frazione deve essere quel numero che moltiplicato per il denominatore fa il numeratore. E non esiste nessun numero che moltiplicato per 0 faccia qualcosa di diverso da 0. Dunque, non si trova il risultato di una frazione fratto 0. Chiuso il discorso. Guardiamo i fattori del numeratore. Il primo fattore del numeratore è meno x. Meno x lo vediamo subito che si annulla per x uguale a 0.
Inoltre possiamo anche pensarlo come una retta decrescente perché il coefficiente della x è negativo e per cui si può rappresentare come quel grafichetto di una retta decrescente che interseca l'asse delle x in corrispondenza del valore 0. Prima, siccome la retta si trova al di sopra dell'asse delle x, i valori della y, cioè i valori di questo monomio, sono positivi, dopo lo 0 invece la retta va sotto l'asse delle x, significa che i valori della y, cioè il valore del polinomio, cioè che è un monomio, è negativo. Passiamo ora a considerare il secondo fattore del numeratore, che è x alla seconda meno 9. Riconosciamo subito che questa è una parabola se la guardiamo come y uguale x alla seconda meno 9, dove y rappresenta l'ordinata dei punti della parabola. E il suo segno rappresenta quello che noi stiamo cercando, il segno del polinomio. Questa è una parabola con la concavità rivolta verso l'alto perché il coefficiente di grado massimo, cioè di x alla seconda, è positivo. E questa, tra l'altro, io non ho fatto i calcoli espliciti, però si vede bene, è una somma per differenza che si annulla per più 3 e meno 3. Gli zeri dunque sono meno 3 e più 3. Ora, se li riporto sulla parabola che interseca l'asse delle x, vediamo quel grafichetto che si vede subito a destra, la parabola. Che ha a sinistra di meno 3 ha le y positive, tra meno 3 e più 3 ha le y negative, e a destra di più 3 ha le y di nuovo positive. Con ciò abbiamo studiato il segno di quel polinomio lì, nei tutti i suoi tre intervalli. Guardiamo il terzo fattore che si trova al numeratore, l'abbiamo chiamato n3. Questo era x alla seconda più 1. Ora, x alla seconda più 1 non si annullerà mai, perché x alla seconda non sarà mai negativo. E anche se fosse piccolissimo, cioè 0, c'è sempre il più 1 che lo tiene fuori da 0. Questo quindi è un polinomio senza zeri. Ho messo l'insieme vuoto sugli zeri del polinomio. Allora, questo significa che siccome x alla seconda più 1 è un polinomio di secondo grado e lo posso leggere come una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, questa parabola non interseca l'asse delle x dato che non ha zeri, cioè è sempre positiva. Adesso abbiamo esplorato tutti i termini del numeratore, dobbiamo spostarci al denominatore, stando attenti che questa volta gli zeri non sono accettabili come si diceva prima. Allora guardiamo il primo fattore che si trova al denominatore, che è x-2. x-2 è un polinomio di primo grado, in cui facile è vedere che lo 0 è 2, perché 2 meno 2 fa 0. E inoltre lo possiamo leggere come una retta crescente questa volta perché il coefficiente angolare, il coefficiente della x, è positivo. Significa questo che la retta prima del 2 si trova sotto l'asse delle x, quindi ha valori negativi, mentre dopo il 2, cioè a destra del 2, si trova sopra l'asse delle x e quindi ha valori positivi. Invece, in corrispondenza di 2, la retta si trova proprio sull'asse delle x e la sua y è 0, quel valore che noi non vogliamo. Quindi ci dobbiamo ricordare che il valore x uguale a 2 non può essere assunto, non lo potremo considerare buono ai fini della nostra soluzione, se per caso ci interessa come estremo degli intervalli di soluzione. Ricordiamoci, 2 no. Ora restano solo gli altri due fattori del denominatore, che sono entrambi saltati fuori quando abbiamo fatto il falso quadrato delle somme o differenze di cubi, se vi ricordate, la diapositiva precedente. I falsi quadrati non si scompongono mai, altrimenti questa non sarebbe una scomposizione definitiva. La differenza di cubi o la somma di cubi si scompone come binomio. Per un falso quadrato, fine, il falso quadrato non si scompone più. Ecco che di 2 e di 3 non hanno zeri. Ma essendo polinomi di secondo grado con il coefficiente di grado massimo, cioè di secondo grado positivo, sono parabole con la concavità rivolta verso l'alto, che non hanno zeri, quindi non intersecano l'asse delle x, il che significa che sono sempre positivi. Fattori sempre positivi. Molto interessante. Mi dispiace lasciarvi sempre con questa diapositiva e continuarci a parlare sopra, spero non sia troppo noioso il discorso, ma è una diapositiva pesante e avevo bisogno di avere tutto lì insieme per avere una visione appunto di insieme delle cose. Guardate che ho fatto lo schemetto di segni di seguito agli studi di segno di ciascun fattore.
E ho visto che di zeri ne ho 4, ho lo 0, il meno 3, il più 3, il 2. Quindi ho fatto 4 barrette verticali e ho messo in ordine crescente da sinistra a destra i 4 zeri che avevo. Quindi meno 3, poi 0, poi 2, poi 3. Non ho messo le intestazioni di riga perché sono conseguenti alle intestazioni di riga proprio prima dello studio dei segni. Ma se dovessi fare la tabellina da un'altra parte dovrei scrivere a sinistra di ciascuna di queste righe, né 1, né 2, né 3, né 4, perché un lettore possa capire cosa sta succedendo. La prima riga, avevamo detto che prima dello 0 avevamo un positivo, i valori della x erano positivi, a destra dello 0 erano negativi. E infatti, nello schemetto dei segni, prima della barretta dello 0 metto i più e dopo la barretta dello 0 metto i meno. In N2 avevamo detto che all'interno dell'intervallo fra meno 3 e più 3 ci sono i segni negativi, e lì ci ho messo i segni negativi, e fuori ci ho messo i segni positivi. In N3 avevamo detto che è sempre positivo, quindi ho messo segni positivi dappertutto. Finito il numeratore, attenzione agli zeri, lo 0 della prima riga, il meno 3 e il 3 della seconda riga possono essere assunti dalla frazione, perché lo 0 al numeratore io lo posso concepire. 0 mele diviso quanti bambini voglio fanno sempre 0 mele per uno. È un risultato che ha senso. Passiamo adesso al denominatore. Il D1 avevamo detto che aveva come 0 2, e che prima del 2 c'erano i segni meno e che dopo il 2 c'erano i segni più. Così faccio anche nella tabellina: meno fino alla barretta verticale che ha l'intestazione 2 e più dopo questa barretta verticale. Attenzione, perché io mi devo ricordare che il 2 non lo voglio perché è uno 0 del denominatore. Quindi ho messo sì la pallina dello 0, ma l'ho anche cancellata. Quello 0 lì non lo vorremo nelle soluzioni della nostra disequazione. Inoltre, di 2 e di 3 sono della stessa specie di N3, sono sempre positivi e ho messo il segno più dappertutto. Ora, per ognuno di questi 2, 4, 5 intervalli ho fatto il prodotto dei segni, perché sì che qualcosa è il numeratore e qualcosa è il denominatore, ma si tratta sempre di fattori e quindi il segno di questa frazione è dato fattori. Nel primo intervallo mi trovo con un solo meno, un solo segno meno, vuol dire che il prodotto è negativo, perché quel meno lì non trovo un altro meno col quale diventare più. Nel secondo intervallo invece i segni meno sono due, numero pari, una coppia di meno diventa più, risultato positivo. Nel terzo intervallo di meno me ne trovo tre, due diventano un segno positivo, ma il terzo invece rimane negativo, quindi l'intervallo è negativo. Quarto intervallo ho due segni negativi, come prima, risultato positivo. Quinto intervallo, ho un solo segno negativo che non riesce in nessun modo a trovare un compagno per diventare positivo. Quinto intervallo è negativo. Sono finalmente arrivata a poter voltare pagina. Ed è anche l'ultima pagina, una pagina quasi in più, nella quale tramite un software libero che si trova su internet all'indirizzo www.desmos.com si riesce a disegnare qualsiasi funzione. Allora, noi avevamo una disequazione fratta all'inizio, l'ho fatta diventare una funzione y uguale, così lui mi ha disegnato tutti i punti che rappresentano tutti i possibili valori che la y può assumere al variare della x. Possiamo controllare la corrispondenza fra i valori della funzione e soprattutto il segno di questi valori e i segni che abbiamo dato noi nell'intervallo. Guardate prima di meno 3 nel grafico. Prima di meno 3 la riga rossa si trova sotto l'asse delle y, scusate, delle x, il che significa che è di segno negativo e il nostro intervallo a sinistra di meno 3 è un intervallo negativo. Tra meno 3 e 0, invece, la curva è salita sopra l'asse delle x, cioè una gobettina, giusto? Ecco, lì vuol dire che le y sono positive. Così come noi abbiamo messo più nell'intervallo da meno 3 a 0. Ah, guardiamo ancora avanti. Da 0 a più 2, vedete che c'è la riga rossa che piomba verso il basso. Siamo nel quartiere negativi della y. Quindi tra 0 e 2 il segno di quella funzione, e cioè il segno della frazione che la rappresenta,
È negativo. Tra 2 e 3, torniamo un po' invece a destra, più in alto, si vede una riga che c'è stato un salto, insomma, lasciamo perdere, per noi è roba del futuro, ma c'è stato un salto che ha portato in alto, sopra l'asse delle X, la nostra funzione. E infatti, fra 2 e 3 abbiamo trovato un segno positivo. Guardiamo infine, da più 3 a più infinito, la funzione si inabissa sotto l'asse delle x e la resta. Quindi vuol dire che da più 3 in avanti, così come abbiamo detto noi, la funzione ha ordinate negative, cioè la frazione ha segno negativo. Quindi dobbiamo concludere. Io qui ho scritto f di x solo perché non volevo riscrivere tutta quella frazione là. E l'ordinata di questa f di x coincide col valore della frazione che non ho voluto riscrivere. Quando è che quella frazione è minore o uguale a 0? Mi sono detta all'inizio e adesso so rispondere. Nel primo intervallo, cioè da meno infinito a meno 3. Meno 3 mi va bene, è uno 0 accettabile. Quindi ho messo una parentesi quadra esclusiva a sinistra, mentre ho messo una parentesi quadra inclusiva a destra in corrispondenza al meno 3 che posso accettare. Inoltre è negativa anche fra 0 e 2. Lo 0 è uno 0 accettabile, parentesi inclusiva, e lo 2 invece è un numero non accettabile, parentesi esclusiva. Ultimo intervallo, fra 3 è più infinito. Il 3 lo posso accettare, parentesi inclusiva, e il più infinito non lo posso accettare perché gli infiniti io non posso mai dire di averli presi. Non è mai l'ultimo valore perché oltre l'infinito c'è sempre qualcos'altro. Quindi non l'avevo detto per l'estremo inferiore meno infinito, ma vale la stessa cosa. Gli infiniti hanno sempre parentesi che li escludono. Infine, ma non da trascurare, c'è quell'appunto che avevamo fatto ancora all'inizio, che x deve essere comunque diverso da meno 1, altrimenti ci cacciamo in un mare di guai. Detto questo, la nostra frazione l'abbiamo studiata, abbiamo scoperto per quali valori della x è minore o uguale a 0 e quindi possiamo essere soddisfatti dopo questa lunga fatica. Ah.